colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e oggi siamo in Red Dead Redemption. Ci troviamo nei pressi di San Denis, ragazzi, dove c'è, diciamo, una sorta di palude, in una mattina molto 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 suggestiva, ragazzi. Allora, sto facendo questo video di Red Dead Redemption, ragazzi, per parlarvi un pochino di Red Dead Redemption. Allora, molti di voi già avranno visto tanti spoiler, tante cose, cosa che non hanno visto da me, perché io non ho portato spoiler di nessuna missione, di nessun easter egg, ragazzi, e non conto di farlo, almeno per il momento, perché comunque ci sono tante persone che ancora non hanno comprato il gioco, persone che comunque non guardano gli spoiler come me. Io non guardo gli spoiler, quindi non me ne frega un cazzo di vedere o di portare questo genere di video spoiler. Però vi voglio spoilerare qualcosina per quanto riguarda l'online. Però prima di fare questo, ragazzi, vi voglio parlare un pochino del gioco, ragazzi. Il gioco è veramente qualcosa di spettacolare. In questo gioco potete fare tutto. Secondo me è il top dell'esperienza open world, ragazzi. Un cazzo a che vedere con Far Cry, anche se è uno dei miei giochi preferiti, Far Cry. Anche se nel 5 si sono un po' cagati, nel 5 e nel Primal, però comunque sia. Diciamo che era ed è uno dei miei giochi preferiti fino al 4, ragazzi. E come vi stavo dicendo, un cazzo a che vedere con Far Cry, ragazzi, perché Red Dead Redemption racchiude tutta una serie di accortezze riportate nei vari giochi. Come qualcuno ha detto, ah, ma l'occhio di Aquila c'è anche su Assassin's Creed. Sì, Rockstar magari avrà copiato questo occhio di Aquila, come cazzo si chiama, vista di Aquila, però comunque l'ha fatto al meglio, ragazzi, l'ha fatto al meglio. C'era anche su Far Cry, non era l'occhio di Aquila, però era un'iniezione che si faceva e ci aiutava a cacciare. Anche qui abbiamo queste opzioni, ragazzi. Come vedete, io adesso sono andato a caccia di un alligatore e ho cacciato questo alligatore, una pelle perfetta di alligatore. Diciamo che oltre a cacciare, ragazzi, dovrete cacciare gli animali in maniera perfetta, perché se altrimenti non caccerete gli animali in maniera perfetta, o comunque non avrete la pelle perfetta, non vi servirà un cazzo e avrete ucciso un animale inutilmente. Ragazzi, guardate il crudo di questa scena, ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare da una parte e terrificante dall'altra. Però comunque sia, ragazzi, siamo nel West, e nel vecchio West, o comunque in alcuni luoghi dove ancora prevale la natura incontrastata, si fanno queste cose, si scuoiano gli animali, ragazzi. E la protezione animali ha attaccato Rockstar per questa cosa, però comunque sia, Rockstar dal canto suo, con i suoi avvocati con palle quadrate, ragazzi, ha, diciamo, risolto tutti quanti i suoi problemi con l'ente protezione animali, perché è l'EPA, diciamo. Che altro dirvi, ragazzi?
riguardo alla crudezza del gioco, effettivamente sì, è un po' così, però comunque sia Rockstar ha messo dei limiti che non si può sparare. Per esempio, avete notato che ci sono bambini, per chi non lo sapesse, in questo capitolo Rockstar ha messo dei bambini, cosa che non ha fatto in GTA 5 e non ha mai fatto in nessun gioco, a parte Bully, ragazzi, o a parte... sì, a parte Bully, insomma, perché sennò non ci sono bambini. A quanto mi ricordo io, in nessuno dei giochi Rockstar ci sono bambini, ma non possiamo fargli nulla perché ovviamente c'è un freno, ragazzi, c'è un freno. E che dire, ragazzi, il gioco è veramente spettacolare, io me lo sto godendo a pieno piano piano, e senza spoiler e senza nulla. Diciamo che la storia è molto molto affascinante e abbiamo due livelli di percentuale, a livello di storia di gioco e a livello di storia completa. Storia completa, per storia completa si intende tutti quegli incarichi che ci sono all'interno del gioco, tipo sconosciuti, tipo missioni secondarie, tipo andare a caccia di animali leggendari, pescare pesci leggendari e altri cazzi. Allora, la cosa, ragazzi, la domanda che imperversa comunque su internet, sul web, un po' dappertutto, è se nell'online ci saranno le stesse cose che sono in Red Dead Redemption in modalità campagna. Ebbene, qualcosina, ragazzi, nella modalità online ci sarà. Non so se ci saranno tutte le specie animali, perché comunque mi sembra che sono contenute tipo 50 specie animali all'interno del gioco, nell'open world. Non so se ci saranno tutte, però penso che qualcosina ci sarà, perché comunque, ragazzi, nei trofei, adesso non guardate i miei bronzini perché lo sto giocando proprio in maniera cazzeggiosa al gioco, perché secondo me questo gioco va cazzeggiato e non mangiato in due giorni, come hanno fatto tante persone, per la foga di nerdarci sopra, finirlo prima e cazzate varie. Poi bisogna vedere, insomma, sempre se queste percentuali del gioco sono complete. Comunque sia, come vi dicevo, ragazzi, nell'online ci saranno parecchie cose. Potremmo creare una sorta di banda composta da più di due persone, ragazzi. Non so se si potranno creare delle crew. Se si potranno creare delle crew, sicuramente creerò una crew. Ma comunque sia, come ho detto, ci saranno delle bande composte da più persone. Anche se voi andate, per esempio, nei vostri trofei di Red Dead Redemption, potrà visualizzare quello che sto visualizzando io. Per esempio, non so, potremmo avere 5 cavalli, ragazzi, che è un cavallo in più della storia, almeno per ora, fino a dove sono arrivato io sono arrivato a possedere 4 cavalli nella stalla. Nell'online ne potremo avere 5, ragazzi. Nell'online ci saranno delle modalità competizione, ci saranno, non so se ci sarà una modalità Battle Royale come ci fu in GTA o qualcosa del genere. Però comunque sia, il gioco nell'online sembra che andrà ad essere molto molto competitivo, anche se qualcuno qualche giorno fa in una live mi ha detto che Red Dead Redemption non è competitivo, non è un gioco competitivo, ma del resto, ragazzi, nemmeno GTA è un gioco competitivo, è un coglione che si illude e chi dice che GTA è un gioco competitivo. Ragazzi, la competitività nel gioco dipende da voi, è l'unica cosa soggettiva, ragazzi. Io non posso dire questo gioco è competitivo, questo gioco non è competitivo. Oddio, per me non è competitivo. Perché? Perché i giochi competitive, come ho sempre detto e come continuerò sempre a ripetere, sono quei giochi in cui si ha la mira manuale, ragazzi. Allora lì c'è competizione, che lì in quel caso chi è più bravo vince. Giochi in cui si ha la mira manuale, secondo me tutti i giochi in cui si ha la mira assistita o la mira assistita completa o parzialmente
ragazzi, non sono giochi competitive, perché lì non c'è la vera bravura. Lì c'è, sì, ok, la bravura di alzare leggermente il mirino, ma tutto lì è limitato. Vogliamo mettere un gioco dove siete in puntamento manuale, dovete agganciare e cercare le prede e guardare tutto il resto, ragazzi? Insomma, dai, non stiamo a parlare di pizze e fighi, stiamo a parlare di giochi competitive, che comunque GTA non è un gioco competitive, Red Dead non so se lo sarà un gioco competitive, ma in base a quello che si è scoperto, scusate, nella companion app, ci saranno delle modalità competizione come in GTA, e sarà un gioco molto 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 accattivante l'online. Quindi aspettiamo questo online. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!